Siamo all'interno del Museo dell'Olio, questo edificio ottocentesco del 1880, creato da Raffaele Baldini Palladini, probabilmente fatto costruire da lui su disegno di Francesco Paolo Michetti, il famoso pittore abruzzese. E questo era uno spazio dedicato a lo stoccaggio a spandere le olive appunto sul pavimento e rientra in questo processo innovativo di molitura delle olive della seconda metà dell'Ottocento che sicuramente ha alzato la qualità del prodotto oleario locale. È un luogo, questo è un luogo molto legato, cioè non solo un opificio produttivo, ma anche legato alla cultura, al nome di Michetti, di Francesco Paolo Tosti, di Costantino Barbella, che frequentavano Loreto e Raffaele Baldini Palladini e che lo hanno anche in un certo modo aiutato a promuovere il loro prodotto. Ci sono queste bellissime bottiglie in cristallo di Boemia, disegnate da Michetti per gli espositori che portava tra fine 800 e i primi del 900, le grandi esposizioni internazionali, e tra queste innovazioni che Raffaele Baldini Palladini ha portato già nella seconda metà del Novecento, c'era la consuetudine di dare questi campioni d'olio alle fiere. E ci sono queste bottiglie incise a mano con le scritte in francese per il mercato estero, perché come ben sappiamo esportava l'olio anche non solo in Italia, ma in Francia, in tutti i mercati francofoni. In Inghilterra e negli Stati Uniti, addirittura anche in Russia, la corte dello zar avevano l'olio di Loreto. Siamo nel frantoio, i due metodi di spremitura dell'Ottocento, documentato anche da un medaglione dipinto per l'esposizione nazionale di Palermo nel 1892, 91-92, dove c'è una panoramica del frantoio appunto ottocentesco con le molazze, le macine che venivano azionate dagli animali e che venivano cambiati frequentemente, per questo i riconoscimenti anche per l'igiene. E poi le presse che venivano azionate dagli operai a mano. E abbiamo qui invece il frantoio elettrico tra i primi e più innovativi degli inizi del Novecento, con le olive che provenivano dallo spanditoio del piano superiore. Ed il meccanismo a pressa idraulica per la prima e la seconda spremitura. Tra gli oggetti più interessanti e particolari esposti qui in questo museo c'è questo espositore monumentale disegnato da Francesco Paolo Michetti appositamente per Raffaele Baldini Palladini per essere portato all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. E c'erano le bottiglie d'olio pregiatissimo, fine, medio e di ultima qualità su questi piani ripiani con le bottiglie di cristallo che abbiamo visto in precedenza.